Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini di Rebiribo 00, capitolo 60. Quando a un certo punto sentii il mio nome provenire dall'ufficio, corsi subito da Est. Che succede? Perché mi hai chiamato? Teo, guarda! Non ci posso credere. Non ci posso credere. Le cassette con il proiettore sono qui, in questa stanza. Ma com'è possibile? Le avevo messe nel mio ufficio. Come accidenti ci sono finite qui? Ah, non lo so. So solo che la cosa è alquanto inquietante. Andiamo a vedere Sara se ha trovato qualcosa. Con queste cosa faccio? Lasciale lì. Le abbiamo trovate qui misteriosamente. Me le troverò nel mio ufficio dove le ho messe. Va bene. Andammo da Sara, ma purtroppo non trovò nulla. Trovò solo foto di mio padre e mia madre il giorno del loro matrimonio e qualche foto di me da piccolo. Possiamo pure andare, però aspettatemi in macchina, ho dimenticato il telefono nella camera. Andai in camera e presi quel diario dei segreti e uscii dalla casa chiudendo la chiave. Salii in macchina e tornammo a casa. Quando tornammo a casa, tutto era messo al proprio posto, come se non fosse successo nulla. Mentre Est e Sara preparavano la cena, io andai a vedere se le cassette col proiettore fossero riapparse magicamente. E no, non ci sono. Dopo mangiato andrò a prenderli. Teo, è pronto! Arrivo! Scesi in cucina e iniziamo a mangiare. Sono curioso di leggere quel diario. Io vado a fare un giro, non so se è tardo. Dove vai, papi? Boh, non lo so, devo chiarirmi le idee. Presi la giacca ed entrai in macchina per andare a riprendere quelle cassette. Aprii la serratura ed entrai nella dimora. Salii per andare nell'ufficio di mio padre e quello che vidi fu spaventoso.